Nicola Ciuffi, 62enne imprenditore agricolo e allevatore della Valdichiana senese, è il nuovo presidente dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena. È quanto sancito dalla prima riunione del nuovo consiglio direttivo dell'associazione, tenutasi mercoledì 29 luglio. Ciuffi raccoglie il testimone di Giuseppe Bicocchi, presidente uscente al termine del secondo mandato, Fabrizio Bindocci e Filippo Cresti eletti vicepresidenti. Che dopo un periodo così particolare come è stato quello del Covid dovremo andare incontro alle esigenze che ci vengono incontro. Una cosa importantissima è quella di cercare di difendere e tutelare i nostri associati, perché i nostri associati andranno incontro a un autunno pesante e noi dovremo essere in grado di poterli difendere fino in fondo. In seguito anche a quello che è successo, mi riferisco al Covid soprattutto, trovare le maniere, i metodi per cercare di incrementare il peso della nostra associazione. Dopo l'emergenza coronavirus, un periodo difficile in termini economici per tutti gli imprenditori agricoli della provincia di Siena, si sente di fare un appello al governo e qual è la richiesta? Ma di appelli ce ne sarebbero diversi da fare, però non abbiamo in questo momento, diciamo, precisamente la persona con cui direttamente avere a che fare. La nostra richiesta sarebbe quella di poter avere una persona con cui confrontarci continuamente per le nostre problematiche. Innanzitutto dobbiamo mettere al primo posto le priorità dei nostri agricoltori. È un consiglio, come è stato detto, dove ci sono tanti produttori di vino, ma la nostra priorità è quella di non fare distinzioni a nessuno. Noi dobbiamo portare avanti gli interessi di tutti gli agricoltori della provincia di Siena, senza nessuna distinzione. L'eccellenza di Siena, della provincia, dei suoi produttori deve essere valorizzata. Dobbiamo avere un peso specifico e essere riconosciuti per quello che siamo. Oggi più che mai dobbiamo far capire anche al governo centrale che nell'Italia l'agricoltura ha un peso preponderante e importante, nella regione toscana ancora di più. Gli agricoltori finora sono stati poco ascoltati, la nostra agricoltura è stata sottovalutata, dobbiamo riprendere il ruolo che ci meritiamo. Oggi abbiamo costituito un consiglio di amministrazione che darà le linee politiche importanti. Ma le aziende, come le associazioni, vincono quando c'è una struttura che è composta dal direttore, da tanti dipendenti che ad onor del vero e va detto hanno professionalità, capacità e voglia di fare. Siamo veramente in una fase molto delicata, noi siamo molto motivati, saremo attenti a tutte le necessità di tutti gli agricoltori. Come ho detto nell'intervento, rappresentiamo 950 aziende della provincia di Siena, tra le più svariate categorie di produzione. Le principali priorità, come mi ha chiesto, sono sicuramente uno snellimento delle procedure burocratiche, un'assistenza da un punto di vista economico per le aziende che si troveranno in difficoltà, ahimè, che ci saranno, e poi soprattutto un rapporto con le istituzioni che dovrà essere rinnovato, molto più propositivo e molto più attivo, perché c'è necessità di avere un dialogo diverso, nuovo, che ci porti veramente in una direzione diversa. La nostra terra è una delle terre più meravigliose che c'è in Italia e merita una posizione di rilievo nel mercato nazionale ma anche internazionale.